If there's a God, I don't believe someone as perfect as you would love me. God damn it. Praying to a ghost, hoping he gets it. My last three girls, I fucked, didn't listen. The last two pills I took haven't kicked in. Having these one night stands with addiction. Now I gotta catch a red eye to Michigan. Playing a show, then a girl that I'm getting with. Fuck it, I'm young, I can act like an idiot. How many sins I gotta make till I get the hint? But shit, it's 4 a.m, pouring rain. I'll board again, so I break down. Go insane, more than hate now. The more I think, now I should quit, forfeit the crown. Give this up to not let you down again. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua insieme ancora ad Altair. Ciao, saluta, dai, perfetto. Per andare a provare insieme quella che è, diciamo, la super che è tornata di moda, che è stata reworkata pesantemente dalla Bungie durante questo aggiornamento, che sarebbe appunto la, adesso non mi ricordo come si chiama, le lame spettrali, sì, la nuova super moto del cacciatore, naturalmente in accoppiata con la temibile casacca dei Guinshin, che può essere pronunciata in 18 modi diversi: Guinshin, Guenshin, Mienie, tutti i modi che volete, che praticamente gli dona il potere di durare in eterno. Andando un attimino a leggere il perk principale, vediamo che è assassino errante, ovvero ogni uccisione con lame spettrali prima di diventare invisibile ripristina più energia della super. E come si fa a diventare invisibili? Semplicemente con l'attacco pesante, che sarebbe, adesso non mi ricordo quale, R2. L'attacco pesante diventare invisibile. Ok, siamo su Collasso, non mi ricordo mai come si chiama sta mappa. E boh, sto giocando con Asso di picche e l'ambizione di plagiamento l'ho droppato tipo 2 giorni fa. Come super comunque si carica anche abbastanza velocemente. L'unico problema è che bisogna trovare il momento giusto di attivarla, perché se non si riescono a fare le prime kill è difficile farla entrare nel giro, ecco. Adesso non mi fa paura, io mi lascio. Comunque, questa parte finiamo nel video, vorrei consigliare un'arma. L'Occidente del 387. Ma è già da prima che si gioca. Sì, ma la c'ho qui. Poi la consiglio io, quindi la usare. Manco. Perché non mi ha dato la fine? In ogni caso, un altro, cioè l'altro, diciamo, l'altra innovazione che hanno fatto rispetto alla freccia per questa super è il fatto che gli abbiano messo il fumogeno, che finalmente fa più di uno di danno. Quindi è diventato un attimino utile. Al minuto. Ok, questo ce lo siamo fatti. Uno che non faremo andare sulle persone. Ma questo è un nemico. Oh no. Vabbè, me l'ero fatto, peccato. In ogni caso, di ciò c'è questo fumogeno che finalmente inizia a fare qualche danno, perché prima era inutile. Segnava solo il rosso sul radar, ma era veramente inutile. Adesso questi li stiamo un attimino asfaltando, quindi vorrei che la squadra perdesse un po', perché sennò non riusciamo a provare la... Penso io. La... Bravo, facci perdere, realtà. Non è come su di uno che... Un shotta. Ok, adesso c'è la super. No. Cioè, quindi... un attimino di tranquillità. E poi... possiamo anche pensare di usarla. Ecco qua, dai, proviamo. Lento, naturalmente si vede tutto attraverso i muri, vedete che quella cosa non si spreca, non si spreca energia della super, e poi schivando così te la ridà. Quindi il problema della super che finisce non esiste più. Ora, quando sei invisibile l'energia della super sprecata diminuisce, tra l'altro qua diminuisce drasticamente, quindi oddio, onda del caos. Quindi non si spreca praticamente energia della super quando corriamo senza fare nulla. Aspetta, non uccidere mentre abbiamo la super attiva. Tanto ho fatto una medaglia adesso. Come vedete si può recuperare all'infinito praticamente la super, perché il perk praticamente sarebbe solo dopo le uccisioni per recuperarla. Ma come vedete puoi farlo a caso così e recuperare allo stesso modo. Questa è ferma. Alta, ti odio.
Ma vedete, noi abbiamo la super tip da un botto e... Oh, c'è ancora. Sto io, sono di Galadon, lui è Ignacio. Esatto, quindi... Tipo, i nemici ci staranno odiando. Ecco, vedete, 6 da 10 solo con la super ho fatto. Oh no, un martello. No, mi ha ucciso il martello. Peccato, volevo fare la run out solo con la super. Prima o poi la farò. Comunque avete visto, è veramente qualcosa. Ma la farò, ti giuro. È veramente qualcosa di scandaloso come super. Perché ti resta gli anni e puoi tranquillamente far tutte le kill che vuoi. Ora amico, tu. Io non sono capace a usare incerate, però ho fatto una doppia. Incredibile. Ecco, anche l'asso di pick è stato potenziato. Potenziato, poi dipende. Secondo. Tra l'altro sono morto. Dicevo, potenziato secondo me, perché gli hanno messo il fatto che Memento. Oddio. Memento Mori non sparisce più dopo. Tipo io ora l'ho attivato. No, non è vero. Mettiamo che io l'abbia attivato. C'ho 5 colpi, quindi uno in meno rispetto a prima. Però posso. Se faccio una kill, me lo ridà. Carico da 5 colpi, capito? Non serve che io debba aspettare che finiscano i colpi e dopo. E tra l'altro la super adesso, quindi. Siamo la super è bellissima perché ti permette di vedere i nemici da dietro i muri. Quindi la loro. Hai uno fatto, ma abbiamo poca super, quindi. Oddio, non me la recupera più. Ah sì, perché intanto non funziona. Allora, la prima partita finita, vediamo com'è andata, non immagino troppo bene, però 28 kg, vabbè dai, normale. Andiamo a vederne di fare un altro piccolo devasto su un'altra partita e poi ci salutiamo. Beh, siamo sulla seconda partita, adesso vediamo di fare qualcosa. Prima ne abbiamo registrato un'altra, ma fa schifo. Perché effettivamente se c'è. Qui mi hanno stupato. Se ce l'hanno anche gli avversari, ma vedo che non ce l'hanno in questa partita, quindi siamo fortunati. Perché è veramente brutto trovarsi contro le lame spettrali, è veramente veramente brutto. E che ti durano 6 anni. Che un'esperienza che non vorrei augurare neanche al peggiore dei gatti. Ma spaccato! Valiganti, su, XU, che si è me? Valigant. Fumogeno funziona, no. Valigant è la versione della Forge. Lo voglio provare. La versione riforgiata, diciamo. Infatti non so se sapete, ma ci stanno queste armi qua, diciamo, riforgiate. Cioè nella nuova versione, appunto, dell'armeria nera, non della forgia, tra l'altro. Però non ho ancora capito se si chiama armeria o forgia. E questo mi ha spaccato. E quindi alla fine sono solo delle skin delle armi, tipo la Gagliarda, appunto il Valiant. Però spero che abbiano qualcosa in più, perché sennò non avrebbero senso. Sì. Hanno qualcosa in più. Cioè, hanno messo la sidearm automatica e la versione della SIVA di Black Armory non ha il culo. Cioè, ce l'ha, ma è solo verticale. Ah, vabbè. Non ha altre versioni di in culo, né laterale, né niente. Ok, io ho le lame. Adesso appena trovo un po' di. Anzi, facciamogli usare un po' quello sbarramento che mi fa paura. Piccolo aneddoto sul su eccolo là. Rewind ha fatto un video dove spiegava come farmarle. Io, facendo quel metodo, ho farmato complessivamente tra venerdì e ieri più o meno 24 ore, perché sono stato a casa venerdì, ho farmato 15-16 ore anche ieri. Insomma, tutto si è chiuso letteralmente, niente vita sociale, non droppando armi. Perché? Non perché ha scoperto dopo che non aveva il DLC. Vai, io ho attivato la super, una kill fatta. Oh! Martello. One shot. One shot. Fatto il martello. Adesso vediamo quante T2 ha questa super. Boh, ho fatto già un bel po' di kill. Minchia. C'è un altro martello. Ucciso. Brrrr. Brrrr. Lasciami. No, no, me l'hanno rubato. Bello. Guarda di quanti sono qua, guarda. Aspetta che mi ero scordato di schivare. Oh, quello non è morto.
c'hai codinci. Poi 18 persone e... c'erano 18 persone, un altro qua e lo killo adesso. Easy. Via qua. Oh, tipo me l'hanno ucciso. Va bene. Ah, la mia super c'è ancora. Cioè, ed è full. Quindi guarda, guarda quanti, guarda quanti. Sei in serie da quanto, scusa? Non lo so, ma c'è un martello. Niente, il terzo martello non potevo ucciderlo, cioè. Hashtag rest Riccardo. Perché non ho ancora droppato i Galanoi. Anche quello è vero. C'entri con Riccardo e i Galanoi. Infatti io uso questa le qua, la casacca di Gnagnè solo perché non c'ho i Galanor e quindi sono frustrato solo per quello. Frusta troia. Va bene, quindi boh, insomma, il coso è finito. Avete visto che è leggermente OP? È leggermente OP come cosa. Dura i secoli. Secondo me si può tranquillamente fare una serie da 20. Se non si trovano super contro, secondo me si può fare tranquillamente. Quindi ditemi cosa pensate in descrizione. Ditemi soprattutto se voi l'avete droppato, se avete droppato i Galanor, che io desidero tanto, intanto vi butto su un'altra partita in quel gioco. E nulla, lasciate like, commentate, iscrivetevi, fate partire l'hashtag, passate dai social, che come ogni volta sono qui sotto in descrizione, anche dal nuovissimo bellissimo sito, ci vediamo domani con un nuovissimo sito. E niente, ci vediamo domani. Ciao.